Voglio rivolgermi prima di tutto a tante persone, migliaia di persone che nelle giornate di sabato, di domenica, ma anche oggi, dalle zone rosse, cioè dalla Lombardia e dalle altre 14 province sottoposte a limitazioni nei movimenti per decreto del Presidente, del Governo, sono venute in Toscana, nelle loro seconde case o in qualche caso anche negli alberghi. Io voglio invitare queste persone a tornare alla loro residenza, prima di tutto per motivi di salute. Queste persone qui non hanno né il medico di famiglia né il pediatra di famiglia, che sono invece la porta di accesso fondamentale per i servizi sanitari quando si ha un problema di salute. E poi consiglio di ritornare a casa a queste persone perché queste possono essere facilmente veicolo di infezione in Toscana, come è già accaduto per i casi positivi che abbiamo certificato. E infine anche per una ragione di carattere penale. A me risulta che venendo in Toscana in questo modo, a fare le vacanze o nelle seconde case, abbiano disatteso una precisa disposizione e precisi vincoli, anche di carattere penale, ai quali quindi sarebbero passibili di essere sottoposti se non ritornassero nelle loro case. Questo provvedimento, compresa la mia ordinanza che consiglia di autoisolarsi a tutti coloro che sono stati in queste zone, non si applica e deve essere chiaro a coloro che in queste zone sono stati o che sono in Toscana e vengono da queste zone per motivi di lavoro o di salute. Chi è venuto in Toscana per fuggire dalle zone rosse ritorni a casa sua, fa un gesto di responsabilità nei propri confronti, per la propria salute e anche nei confronti della salute della collettività. Grazie.